Spacchiamo questo blocco di terra. Cos'è che mi ha dato? Una fence! E beh, vedete allora, questo è praticamente un mondo pieno di avventure magiche, perché praticamente qualsiasi cosa spaccheremo ci darà una cosa diversa, quindi non sappiamo mai che cosa ci darà. Ed è anche un mondo tipo costruito a puntino, tipo qua non mi ha dato il grano, mi ha dato una squama, che caspita me ne faccio. Tipo adesso se spammo un botto, porca puzzarda, tipo mi escono un sacco di cose, tipo l'ascia di legno, molto utile, così posso andare a spaccare il legno, quindi andiamo da questa parte. Io mannaggia me, mi devo ricordare di star vicino al microfono, se voi no dopo mi sentite come male, insomma. Adesso prendiamo questi alberi, vediamo un attimo cosa ci danno, perché in teoria non ci danno praticamente quasi niente. Oh, ciao maialone schifoso, cioè sicuramente non ci daranno il legno, sarà l'unica cosa che non ci daranno, guardate. Ma avete capito, questa cosa è anche molto pericolosa, perché praticamente non è che solo praticamente ti fanno uscire oggetti, ma ti fanno uscire anche dei mob praticamente. Quindi se ti fanno uscire il Wither potrebbe essere la fine per sempre, o l'Ender Dragon, capite? Cioè, insomma, mi capite cosa voglio dire con questa cosa, vero? Spero che voi mi capiate, perché se non aveste ancora capito è molto pericoloso, perché qualsiasi cosa farai non sappiamo che cosa succederà. Insomma, potrebbe essere la cosa più pericolosa del mondo. Tipo se io ammazzo questa cosa, no vabbè, questa volta in realtà mi ha dato una cosa buona. Tipo là c'è la giungla, vedo, e ci sono un po' di cose molto particolari, tipo questa è una volpe che non voglio uccidere, poverina, perché è meglio di no. Andiamo dentro in casa e vediamo un attimo che cosa c'è. Intanto buttiamo la squama, che cioè cosa ce ne facciamo di una squama, porca puzzarda scurreggio. Cioè veramente non ce ne facciamo niente di una squama. Tipo questo che cosa mi dà? Un blocco di legno. Io direi, facciamo che dobbiamo entrare tipo nel Nether, come proprio come sfida nostra. Sarà molto complicato perché insomma, come ben vedete dall'andazzo, non è che sia una cosa molto semplice. Quindi arrivare nel Nether in realtà non è che sia semplice, non è che sia così lineare come su Minecraft normale. Anzi, probabilmente ci farà impazzire come delle scrofe. Almeno a me, io sicuramente impazzirò come una scrofa, questo sicuro. Questo è poco ma sicuro. Io spero che mi dia assolutamente immediatamente come caspita si chiama, il cavolo di ossidiano. Ok, l'ossidiana è molto buona. Non so perché sto parlando in questo modo, ma sto cercando appunto di cambiare il modo in cui parlo. Forza, datemi dell'ossidiana, perché io non è che posso stare qua a scavare la terra per 2 ore, scusatemi tanto, Io non so cosa mi sta dando, raga, cioè seriamente. Un sacco di schifezze, non mi servono assolutamente a niente queste schifezze, ma scusatemi tanto. Io che diamine me ne devo fare adesso di queste cose? Le devo buttare tutte quante, cosa me ne faccio di queste cose? Ho fatto pure come un cavallo, è tutta per colpa vostra che mi date cose inutili. Cosa me ne faccio di sti cosi? Non niente, zero. Ma io veramente shock, raga, cioè io boh, non ho parole per descrivere questa situazione di M. Posso continuare a scavare il legno, però devo dire che il legno è molto bello. Mi sta dando il tè, mi ha dato del miele, cosa me ne faccio del miele? Scusami tanto, Datemi l'ossidiana, se no non posso andare nel Nether. Raga, ho paura che mi spawni il Wither, tipo, ma vi immaginate se mi spawna il Wither, seriamente? Già, cos'è che mi ha dato qua? Una carne ovina. Bene, non so perché mi fa ridere ovina, sarò che sono strano io, però insomma ovina è un po' divertente come nome. Il miele, aspetta, me ne faccio il miele, non lo so nemmeno io. Però no, dobbiamo andare a prendere altre cose, forza. Cos'è quella cosa lì? È che mi incuriosiscono molto queste cose. So che in realtà, raga, non è molto importante forse praticamente. Ah, comunque ho appena notato che ho l'elitra in spalla. Cioè, non so il perché, non so il per come, però comunque niente, c'ho l'elitra e questo volevo dire. Adesso magari spawnava il Wither e mi ammazzava, come minimo. Come faccio ad andare sopra? Sulle scale, ok, perfetto. Usiamo queste scale qui. Non c'è un beato ceppo di niente, come ben vedete. Qui sulle scale, niente, perfetto. Mi ha dato un nido di api. Caspita, nido di api. Ce ne facciamo molto, insomma. Magari le api ci possono entrare in nel senso, ci possono fare qualcosa di particolarmente utile, che è quello. Ok, mi dissocio totalmente da ciò che sto dicendo. Mi discosto, mi allontano totalmente da ciò che sto dicendo. Non, le api è meglio che siano al loro posto, ecco. Anche perché se non mi seguite su TikTok, dove ho 130.000 follower, modestamente, ho distrutto un nido di api in casa mia, perché cioè poi non erano api in realtà, boh, non so che caspita erano, ma di certo non erano, non c'erano nemmeno le api in realtà lì. Però insomma, ho rischiato la vita, potevo morire per le api, cioè capite quanto è difficile la vita a volte.
Ma seriamente mi ha dato. Ma raga, questo pollo mi ha dato un drop normale. Ah, forse. No, è vero, i mob danno i drop normali. Ok, perfetto. Andiamo a prendere altre cose qua. E comunque io veramente non so come sto parlando, raga. Cioè, veramente mi sto vergognando da solo. Perché, cioè, sembro tipo una sorta di maiale cotto. Che cosa sto dicendo? Tipo, i maiali parlano così, non so se lo sapevate, soprattutto quelli cotti. Quelli cotti sono i più parlatori. Allora, io voglio andare però nel Nether. Non me ne faccio niente di questi blocchi, scusatemi tanto, siete molto utili, cioè siete molto simpatici, ma non me ne faccio niente. Ok, datemi qualcosa di decente per favore, se no io qua. Cosa devo chiamare il mio avvocato per caso? Vi porto in tribunale? Cioè, veramente, dovete. Allora, io vi porto in tribunale col mio avvocato che è tipo uno che ne sa di Minecraft. E, ma vi immaginate tipo che io tipo denuncio. No, vabbè, ovviamente scherzo, non lo farei mai. Wow, guardate che figata sto posto, raga, ma che caspita è, ma sembra tipo il paese delle meraviglie. Ma raga, ma guardate, cioè non sembra nemmeno più Minecraft, sembra un nuovo gioco. E come che si chiama? Hytale, il nuovo Hytale praticamente. Cioè io cosa devo fare qua? Non mi sento nemmeno a casa. Comunque non mi posso craftare, vero? No, sì, invece mi posso craftare determinate cose, tipo il piccone, me lo posso craftare. Ok, prima mi posso craftare. Ok, faccio così. Ok, così. Così. Mi metto un po' di cose. Però caspiterina fittuna. Perché ho detto questa cosa? No, adesso se tolgo la crafting table mi darà sicuramente una cagata, come al solito. Bene, che felicità. Però voglio praticamente. Dammi qualcosa, dammi del legno, ho bisogno del legno almeno. Mannaggina, come faccio io? Raga, secondo me è impossibile, cioè. Mucca, aiutami tu, cosa devo fare? Come faccio ad andare nel Nether? Cioè, vi rendete conto che ci metterò ore ed ore? Magnetite. Ma che cos'è la magnetite? Pennello, va bene, non so nemmeno cosa. Cioè, cosa devo fare per andare nel Nether? Ok, forse dobbiamo ricalibrare un attimo le nostre cose. Se riusciamo a fare un piccone in ferro è già tanto, raga. Fidatevi di me, perché, cioè, ancora io non sono. No, vabbè. C'è un'armatura in diamante. Questa cosa è stata molto fortunata, devo dire. Devo dire, la mia è stata molto fortunata. Ok, invece se vado da questa parte, comunque mi sento una. Vabbè, niente, non dico perché poi potrei sembrare antipatico. Vado da questa parte, ok, non c'è un beato ceppo di niente, come al solito. Bene, questo mi piace molto come carne, la mangio infatti. Dammi altre cose. E beh, un blocco di vetro, devo dire, molto utile dopo tutto, no? Me ne faccio molto del blocco di vetro. Sì. Andiamo da questa parte invece e vediamo un attimo cos'altro posso trovare da queste parti, a parte blocchi di niente. Che bella, proprio un'armatura. Che caspita me ne faccio io di questa armatura se ho l'elitra? Bella domanda, non ne ho la più pallida idea, però insomma. Adesso basta, mi metto a scavare tutto, non mi interessa. Cioè adesso continuo finché non spawnerà il Wither e mi distruggerà questo mondo. Sei contenti? Comunque non so nemmeno come abbiano programmato questa cosa, perché è veramente complicata da fare secondo me. Cioè, veramente complimenti a chi l'abbia fatta, a chi l'ha fatta. Wow, totalmente bravi. Complimenti, mi piacete, signori. Non per dire, ma qua è notte, si sta facendo notte, io non ho la lana. Aiuto, aiuto, per favore, aiuto, 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 aiuto. Da quella parte dove si fa? Dove si va? Ok, l'avventura paurosa della notte inizia, ragazzi. Chissà che cosa ci troveremo qui in questa notte malvagia e buia come le mie scatole. Perché ho detto questa cosa? Chiedo perdono, non so perché l'abbia detta. Penso proprio che sia un po' fraintendibile questa cosa. Ma poi perché dovrebbe esserlo? Non ne ho la più pallida idea, però veramente chiedo perdono. Amorevole. Oh, che benessere! Andiamo da questa parte, magari troviamo qualcosa di utile, a parte. Ma dai, ma seriamente, raga, mi sta finendo il cibo, cioè, non ho letteralmente niente. C'è un creeper dietro le mie scatole. Sto per morire di fame. Sono finito. Ciao. Addio. Perché l'ho lanciata là? Ma che problemi ho? Raga, 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 raga. No, 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 no. Andate via, andate via, raga. Aiuto. No, non si vede niente. Non si vede niente. Aiuto, tranquillo. Adesso si vedrà qualcosa. Fidatevi di Dunis, che adesso metto la torcia e si vede subito qualcosa. Allora, ok, fatto, perfetto. Ho del legno? Non è nemmeno il legno, perfetto.
Devo dire che va di bene in meglio, insomma. Come facciamo noi adesso concretamente a prendere del legno? Cos'è sta roba? Non ne ho la... No, allora, scusatemi tanto, ma io non posso letteralmente fare niente se non ho del legno. L'unica cosa che posso fare in questo momento è scavare tipo un blocco e sperare che mi dia del legno. Se magari parlo in italiano però è meglio, fidati, è meglio, Dunis. Ricordati di parlare in italiano, per carità divina. Devo dire che non mi ha dato un... però posso scavare la terra, sapete, mi dà, mi potrebbe dare... No, vabbè! Mi ha dato la spada innederota! Innederite significa. Innederite, che figata! Top! Ciao, ti ignoro. Se fossi stata una pecora più grande, avrei potuto utilizzarti come... letto. No, vabbè, non come letto, ma come lana. Avrei potuto prendere la lana, insomma. Un'anguria la posso mangiare, vedete? Scavando la terra si può prendere di tutto nella terra. Mi dissocio, non fatelo ovviamente, sto scherzando. Cioè, su Minecraft magari si può prendere di tutto. Qua nella realtà non lo so. Motivo dello stendardo. Chissà qual è il motivo dello stendardo. Cioè, insomma, lo stendardo potrebbe avere mille motivi diversi, no? Che battuta orribile. Chiedo scusa per questa battuta. Potrebbe essere totalmente traumatizzante. Sto scherzando, ovviamente non lo è, chiaramente. Non provate a denunciarmi perché non lo è. Ma che caspita sto dicendo, raga? Ok, c'è un fuoco da campo, l'ho visto io. Ok, prendiamo... c'è una terracotta... Ma com'è una terracotta? Ma cosa si dice? Un alito di drago. Beh, buono. Cavolo, ce ne faccio molto io dell'alito di drago. Ogni volta io mi faccio la colazione. Un diamante, beh, senza però una crafting table non è che me ne faccia molto il diamante, scusami tanto, Se non mi dai una crafting table, un qualcosa, un qualcosina, dai per favore, dammi qualcosa, insomma, non lo so, ma per favore, raga, aiuto. Perfetto, sono proprio stato sciocchino ad aver scavato più di troppo. Scavato troppo, davvero troppo. Beh, una freccia, cavolo, me ne faccio davvero tanto della freccia. Ok, direi di fare un taglio. Ok, sto entrando nel Nether che non ho affatto preso le cose in creativa. No, no, no. Vabbè, ok, lo ammetto, le ho prese in creativa, ma perché? Perché praticamente sarebbe stato ovviamente impossibile riuscire a prendere tutta questa ossidiana per creare un portale. Sarebbe stato totalmente impossibile, raga. Quindi chiedo scusa, ma ho dovuto per forza prendere le cose in creativa. Altrimenti avrei dovuto dire che ho perso. Ma no, io non posso perdere. Io non ho perso, chiaro? Io non perdo mai. No, vabbè, sto scherzando, non sono così fuori di testa. Ciao! Non ti colpirò perché so che mi ammazzerai. No, scherzo, sono stupido. Infatti, tanto ho vinto comunque, quindi addio. Bene, è stato bello fare questo video e ci vediamo al prossimo! Lasciate like ed iscrivetevi al canale.